Benetta Tobagi, giornalista, scrittrice, appassionata di storia, archivistica, conduttrice radiofonica, autrice di molti documentari, consigliere d'amministrazione della RAI. Quale di queste qualifiche eh, preferisce? Ma più che una preferenza, direi che io sono soprattutto una scrittrice e una storica perché è ciò che. Ormai da molti anni impegna la maggior parte del mio tempo. Da dove viene questa curiosità per le carte, per la memoria, per la storia, per gli antenati? Eh beh, è nata nelle mura di casa, nel senso che il mio papà, oltre ad essere un giornalista, che è il motivo per cui insomma, tutti lo conoscevano per gli articoli sul Corriere, è stato anche uno storico. E, di fatto, quando è morto, è rimasto questo suo studio, che era pieno di migliaia di libri e delle sue carte. Quindi io so <ride> che la mia passione per le carte è nata lì dentro. Dobbiamo ricordare che Walter Tobaggi, giornalista, inviato, sindacalista mm. del Corriere della Sera, penna brillante e coraggiosa, è stato ucciso dal Brigate 28 marzo, un chiamiamolo, movimento di terrorismo di sinistra, il 28 maggio del 1980. E lei aveva due anni e mezzo. Tre anni e mezzo. Tre anni e mezzo. Quindi non l'ha la... mai conosciuto? Qualche vago ricordo c'è? Eh, purtroppo io ricordo il giorno dell'omicidio. E tutto questo eh, è raccontato eh, in un percorso di conoscenza profondissima, in un libro bellissimo, veramente commosso e commovente, che è come vi batte forte il tuo cuore, dove però lei racconta. Fa anche la grande storia, non solo la sua storia personale, ma la storia di questo paese in anni eh, troppo spesso messi da parte, dimenticati perché particolarmente scomodi, no? E io ho sentito subito che per raccontare mio papà dovevo raccontare il mondo in cui viveva, di cui lui era parte integrante e di cui era anche un interprete. Per cui nel momento in cui ho deciso di raccontare la sua storia, eh, ho deciso di inserire il mio punto di vista, la mia voce narrante, anche perché mi sono resa conto che il mio vissuto era come la cassa di risonanza di uno strumento musicale, cioè potevo trovare parole per un'esperienza che non è stata soltanto mia. E, e però, e da lì questa passione per i documenti, io ho attinto le carte di mio padre non soltanto per capire lui, ma anche per capire il suo tempo, per cui in un certo senso è stato lui il mio primo insegnante sulla storia di quegli anni, perché la, comunque l'acutezza dei suoi scritti di cronista poi eh, si è fusa molto bene con le ricerche su altre fonti documentali e in qualche modo la sua storia... Eh, mi ha colpito quanto fosse proprio rappresentativa di quell'ultimo scorcio, lui la chiamava la coda lunga e sanguinosa del, del terrorismo italiano che non finisce come molti pensano col caso Moro ma addirittura tocca proprio il suo picco nel 1980. Penso anche al dolore no? che si è rinnovato ad ogni lettura ma anche ad ogni citazione eh, nelle occasioni pubbliche ad ogni targa nelle tante città d'Italia che ne ricordano il nome no? cioè come un dolore che non può mai depositarsi. Ma eh, le cose sono un po' più articolate, poi per ogni persona è differente, per ogni persona è differente. Devo dire, io provavo sofferenza soprattutto quando non mi ero ancora riappropriata di questa storia e di lui, perché ogni cosa era come uno scorticamento del senso di mancanza. E poi era una storia grande, complicata, per cui mi faceva sentire molto anche smarrita, molto impotente. Io mi sono messa a cercare di capire mio papà, perché era morto, chi era, molto prima di decidere di scrivere un libro. E devo dire, nel momento in cui io mi sono riavvicinata a chi era lui e al significato del suo lavoro è come se anche gli elementi esterni in automatico sono trasfigurati perché a quel punto mi sono resa conto di quanto fosse in realtà prezioso per esempio allora ogni via intitolata a lui era ma pensa ha vissuto solo 33 anni ed è ancora così presente ancora così importante da entrare nella toponomastica e, e allora ogni citazione era anche motivo di gioia perché vuol dire che anche se la sua vita e la sua voce sono state spezzate in realtà sono ancora vive sono ancora importanti per delle persone per cui ho capito una cosa che poi vale in generale non solo in storie diciamo anche così particolari e anche un po' estreme come quella che ho attraversato io è molto importante che ti riappropri di chi sei tu, di quella che è la tua storia, la tua radice, il tuo lignaggio, no? E ti metti in relazione con chi sei, con la tua eredità. Nel mio caso si trattava proprio di fare i conti con la figura del mio papà e col mio nome. Col mio nome, che è il suo nome, che è un nome che è pieno di storia. E imparare ad abitarlo a modo mio. Senza sentirlo solo come un peso, perché qualche volta sarà capitato, no? Sicuramente, quando hai alle spalle, che sia vivo o che sia stato assassinato, un genitore importante è qualcosa con cui devi fare i conti. E quindi io incito tutti a farlo perché è lì che trovi la tua libertà. Allora puoi a quel punto decidere se la tua strada segue quella che è una strada di famiglia oppure se va da tutt'altra parte. Però è una scelta che fai tu liberamente. Lei ha scelto la memoria. Non soltanto di essere custode della memoria, ma di essere ehm, protagonista perché la memoria diventi mh, fuoco, alimento del presente, che è una cosa diversa, no? ma è una cosa completamente diversa perché ovviamente tutto ciò che ha a che fare col passato e con la memoria può essere una clava, una esatto. prigione, un'arma, un oppure può essere un museo, un monumento, oppure può essere qualcosa di nutriente, cioè un sabbatoio, cioè qualcosa da cui noi muoviamo e di cui noi ci nutriamo, in cui affondiamo le nostre radici ma per protenderci altrove. Io sento molto questa cosa, mi viene dalla mia esperienza, ma poi mi viene dai miei studi. Ecco, io ovviamente sono anche arrivata diciamo così da relativamente grande perché comunque io prima ho fatto altre cose ho fatto altri lavori prima di rimettermi a studiare di cominciare a scrivere proprio per avere una sicurezza della mia scelta da un lato c'è il lavoro archivistico da cui nasce ad esempio non soltanto il recupero Pezzo per pezzo della sua storia, che è anche storia d'Italia, ma da qui nasce anche la rete degli archivi per non dimenticare Esattamente. E poi c'è un lavoro archivistico che ha prodotto altre cose, adesso ne parliamo. <ride> ma la rete cos'è esattamente? A che serve? Ma allora è nata mettendo insieme tanti, una costellazione di piccoli archivi privati che si occupano di vicende della storia recente, soprattutto collegate proprio ai terrorismi e alle mafie. Tante volte erano archivi creati dall'associazione dei familiari delle vittime di strage oppure archivi locali che conservavano l'esperienza di movimenti politici o sindacali e poi si sono uniti anche gli archivi di Stato. Questa cosa è nata perché ci si è resi conto che c'erano delle lacune, c'erano dei ritardi nei tempi con cui lo Stato metteva a disposizione i documenti per conoscere quella pagina così complessa e anche dolorosa della nostra storia collettiva, allora c'è stata l'idea di mettersi insieme di modo che tutti potessero sapere che cosa c'era dove, proprio l'idea della, della collaborazione dal basso. E poi l'iniziativa si è sviluppata in una battaglia per la trasparenza, per cui fare pressione sullo Stato per la declassifica dei documenti. Lei ha trovato carte, ma ha trovato anche delle splendide immagini per questo libro pubblicato dai Naudi che si intitola La resistenza delle donne. Tante volte il silenzio, la retorica, i pregiudizi, la superficialità o, o certi anche, eh, insomma, la retorica anche delle ideologie che hanno puntato soltanto su certi tipi di donne ha cancellato il lavoro pazzesco, diffuso in tutto il paese, coraggioso, bellissimo, spontaneo e materno di un sacco di donne. È proprio quello che mi ha affascinato. Io avevo voglia di dare il senso da una parte di questa coralità. È la prima volta che le donne entrano in massa nella grande storia e sono donne di tutti i generi, di tutte le età, di ogni estrazione sociale. Questa cosa è mm, veramente una cesura epocale. E poi appunto immergendosi in quella storia, prima parlavo di passato nutriente, è lì anche che diventa bellissimo perché si vede che ci sono tantissimi modi diversi di combattere. Qui non stiamo parlando di quelle che imbracciavano il fucile? Non solo, è questa la cosa interessante, cioè è proprio quasi una questione di principio per le donne che ci sono tanti modi di combattere, no? E si combatte anche senza armi, ci sono donne che orgogliosamente dicono io la guerra, la guerriglia l'ho fatta ma senza armi, e allora abbiamo una costellazione di esperienze, abbiamo il maternage di massa, quindi la cura materna, che esce dalle mura di casa quando salvano i soldati dopo l'8 settembre abbiamo donne che appunto fanno le spie, gli ufficiali di collegamento si occupano della logistica e delle volte anche per principio non vogliono imparare a sparare e usare le armi e poi ci sono tutti questi lavori straordinari di riduzione del danno Uccide, no? per trattare e, e poi non dimentichiamoci, ci sono poi i mestieri di cura, perché curare non è servire. Allora abbiamo da una parte le infermiere che poi negli ospedali, io penso appunto vengo da Milano, l'ospedale di Niguarda è stato un posto dove hanno fatto cose incredibili. E poi anche tantissime suore, per esempio, non si ricorda mai che comunque fanno scelte di grandissimo coraggio perché l'indicazione vaticana era di equidistanza. Invece loro scelgono, scelgono di prendere posizione e aiutano tantissimo le donne. Per ad esempio, erano responsabili delle carceri dove erano arrestate le donne catturate perché impegnate nella resistenza. Ecco appunto. Sottolineiamo che era un impegno mh, pericoloso per cui si rischiava la vita o la deportazione in Germania. Nella memoria di tante famiglie c'è cioè il lavoro di dare da mangiare, vestire i soldati che non volevano andare a combattere quei nazifascisti. No? Allora o alcuni, alcuni diventano poi... partigiani, altri no. Ma già allora, già allora, una delle prime leggi varate dalla Repubblica di Salò nell'ottobre del 1943 è proprio per punire le eh, persone, donne o uomini che fossero, che aiutavano i prigionieri alleati sca scappati oppure i disertori. Per cui ci sono donne che finiscono a Ravensbrück, il famigerato inferno delle donne, proprio per aver aiutato dei disertori. Quindi in realtà c'è da subito un grande pericolo e a me interessava far sentire alle persone con quanta naturalezza le donne fanno questa scelta coraggiosa. Quindi... Stupisce anche molto l'inventiva, la creatività, la sprezzatura e, e anche qualche volta l'utilizzo volontario e teatrale di alcuni stereotipi femminili, il proprio corpo ad esempio, esibito piuttosto che eh, mal ridotto per essere utilizzato per irretire e per deviare l'attenzione, cioè, no? È una rivoluzione individuale, perché comunque queste donne e oggi è quasi difficile rendersi conto di quanto è stata rivoluzionaria quella trasformazione, perché comunque erano veramente ingabbiate e le donne mh, mh, valevano solo in quanto in relazione con un uomo, che fosse il padre, che fosse il marito o in quanto madri. Invece non solo per la prima volta sono soggetti, ma oltretutto hanno questa genialità di cominciare a capire che possono usare questi stereotipi e anche la loro invisibilità. È questa la grande invenzione della resistenza. Le donne chiaramente sono le sole che non possono essere invisibili, sono giustificate a essere in giro, no? perché non devono essere al fronte e allora imparano tutti questi espedienti e nel farlo è il primo momento in cui, ripeto, non solo le intellettuali, le donne colte, le donne che già sono nella piccolissima elite che va all'università, ma le popolane, le donne normali, le ragazze normali diventano consapevoli che eh, tutto ciò in cui hanno cercato di imprigionarle, a cominciare dagli stereotipi, è qualcosa su cui loro possono costruire una nuova libertà, di nuovo nella misura in cui ne diventano consapevoli. Sì, devo dire, pensando oggi alle ragazze iraniane, questo è un meccanismo che funziona eh? e, e che le donne devono ingegnarsi a tirar fuori. Ehm, lei un po' di tempo fa ha scritto un commento al libro Antico Testamento di Giona, che Giona è un chiamato, no? Eh, il tema di Giona è il tema della vocazione. Eh, ora suo papà era un cattolico convinto e quindi immagino che, eh, che una certa educazione, una certa cultura le sia rimasta. Perché ha voluto dedicare l'attenzione a questa figura dell'Antico Testamento? Eh, Giona è una mia antica passione perché, perché Giona è uno di quei personaggi della Bibbia molto umani. Cioè io Giona l'ho scelto subito quando Arnoldo Mosca Mondadori mi ha proposto di partecipare a questa iniziativa bellissima perché è un uomo in realtà, è l'antiprofeta, cioè lui cerca in tutti i modi di scappare alla sua vocazione. Io lo chiamo Giona Lo Zuccone, quindi è un personaggio di un'umanità incredibile fa queste esperienze. Vai a Ninive, di... no, non va, no, no, non vai va a esatto, Ninive. No, non sì, va. fa tutto il contrario di tutto, poi ha questo momento di disperazione abissale in cui si apre, poi dopo è anche risentito con Dio quando non, la vendetta non colpisce Ninive. Quindi mi piaceva molto questo suo essere ostinatamente zuccone e fare il contrario di quello che deve fare perché mostra un lato della... Eh, un lato molto dolce della misericordia di Dio, infatti mi affascina anche molto del libro di Giona la pedagogia di Dio che comunque con grande gentilezza con questo zuccone appunto cerca di fargli capire attraverso l'alberello, il kikaion, l'amore che lui ha per l'umanità per cui è un libro di cui io sono stata sempre innamorata e nel rapporto dialettico che io ho avuto con la spiritualità con, in la particolare, anche, no? con, la, con la fede ma anche proprio con tutta la matrice ebraico cristiana de, de, del nostro mondo perché io sono proprio cresciuta per cui, per me, le scritture sono, prima di tutto, ricordo che ho dalla messa, dall'infanzia, quindi io, come tante persone, ma sempre meno col passare delle generazioni, ce le ho nell'orecchio. Poi per me è stato molto forte, in realtà, l'esperienza, in qualche modo, di avere un lungo periodo di allontanamento e proprio di perdita della fede e poi riavvicinarmi alle scritture, paradossalmente ma non troppo, attraverso gli studi di filosofia perché ovviamente veniamo tutti da lì, allora libri biblici come l'Ecclesiaste, come Job, come Jonah, sono occasioni di riflessioni esistenziali, psicologiche, filosofiche. Allora in qualche modo sono riuscita a recuperare tutto questo, se posso dire forse purandolo dal, dalle scorie, perché poi è vero che quando cresci in un ambiente permeato di religione il rischio è sempre che... Eh, non ti fai delle domande e non costruisci un rapporto Oppure, che le strutture e le norme tolgono spazio alla verità delle tue domande? Credo che lei avesse anche motivo di essere molto arrabbiata con Dio e quindi ci vuole un lavoro, no? Eh, infatti il mio eroe della, Per recuperare una relazione. Il mio eroe dei 17 anni era Ivan Karamazov, eh, che restituisce il biglietto d'ingresso in un mondo dove c'è troppo dolore e troppa violenza ingiusta. E poi è riuscita a eh, far pace con la parola perdono, perché oggi il termine perdono eh, è qualcosa da esigere, no? E invece è un cammino, è un percorso, cioè non, può essere, non può essere mai preteso, come qualche volta proprio nei confronti dei parenti delle vittime di atti violenti viene, viene fatto. Io sono stata tanto colpita quando ho sentito Giovanni Bachelet che tutta Italia, eh, anche <ride> fuori dall'Italia, ricorda per delle riprese in cui lui, eh, dopo l'omicidio di suo padre, eh, vicepresidente del CSM, sempre nel 1980, pregò a nome della sua famiglia anche per i brigatisti che uccisero il padre. Quindi è una figura molto associata proprio al perdono cattolico. E lui l'ho sentito parlare con dei ragazzi, tutti e due abbiamo questa passione. <ride> di... Avere a che fare con i ragazzi. Di essere testimoni nelle scuole diciamo? No? Sì, eh, fare didattica, solo. fare cose, eccetera, eccetera. E lui dice una cosa bellissima: dice: Ma per me il perdono è prima di tutto, a me a casa hanno insegnato a perdonare me stesso e che possiamo mm. essere perdonati. Questa, per esempio, è una cosa che andrebbe insegnata bene. Poi io devo dire, trovo molto bello il discorso ebraico. Sul perdono, più di quello strettamente cattolico, perché il perdono ha a che fare, e qui di nuovo torna Gione, la mia passione per Giona, con la Teshuva, con un ritorno, con una conversione. Il perdono, prima di tutto, è triangolare, cioè ci sono due soggetti sulla terra, ma poi c'è Dio. E gli ebrei giustamente dicono che certe cose chi è responsabile deve farsene perdonare da Dio, non soltanto da, da un'altra persona, anche perché quando una persona, per esempio, è stata uccisa. Chi ha compiuto il gesto eh, deve rispondere davanti a qualcosa di più grande. Per cui per me, diciamo, ehm, è stato importante in qualche modo restituire complessità a questo tema del perdono da una parte e dall'altra restituirlo a una dimensione privata. Io studio la storia dei terrorismi degli anni 70 italiani ormai da, da più di dieci anni e a me colpisce molto che tante volte si, come dire, si mettono sul palcoscenico carnefici e vittime per non parlare del vero rapporto da ricucire, eh, che è quello tra cittadini e Stato. <ride> certo. E quella è una ferita che ha avuto degli impatti importanti sulla vita collettiva. E, e quindi tante volte io incito a dire lasciamo che le persone possano respirare, possano trovare la loro via, perché poi tante volte si dice a una persona devi perdonare creando un senso di colpa, no, questo che ha subito una violenza. È terrificante è. e poi anche dal punto di vista cattolico si dimentica spesso l'etimologia di questo termine, dove la parola dono, cioè grazia, è fondamentale. Forse per prima cosa bisognerebbe aiutare le persone a andare fino in fondo ai propri vissuti, perché tante volte perché una persona possa perdonare veramente deve autorizzarsi a sentire fino in fondo il proprio dolore, la propria rabbia. In questo senso è una teshuva, è un cammino per chi compie il male, ma anche per chi l'ha subito, è un viaggio che ti porta in degli abissi. Molto profondi, per cui tante volte bisogna stare attenti che il perdono non sia una via di fuga per evitare di sentire di fare i conti, cose troppo difficili col proprio dolore anche no? mm. e, e, e con il tempo necessario. Senta, fa parte credo di, questo, di questa riconciliazione con, con la parola perdono. Eh, un laboratorio che è stato messo su eh, eh, in collaborazione con le carceri eh, per far lavorare alla costruzione del pane eucaristico cioè mm -hmm. no? è un lavoro artigianale quindi mm -hmm. degli artigiani che sono escarcerati e delle donne vittime di violenza proprio per preparare le ostie e questo laboratorio è intitolato Walter Tobacci sarà felicissimo è una credo, delle credo, no? iniziative stupende della mm -hmm. Fondazione dello Spirito e delle Arti di Arnoldo Mosca Mondadori e beh lì c'è proprio il senso e tra l'altro è pazzesco e questa è proprio una grande intuizione che lui ha avuto cioè, producono l'ostia, producono il pane, quindi un gesto, un, un, qualcosa che ha un significato grandissimo, ma lo fanno persone di ogni convinzione religiosa. Quindi è come voler dire anche che il messaggio di Cristo incarnato è qualcosa che travalica i confini della religione cattolica e persino del cristianesimo. Questo è straordinario. Infatti, è nello stesso segno di andare proprio come dire a vedere Dio negli ultimi c'è un altro progetto splendido che è quello dell'orchestra del mare, del virino del mare, quindi da una parte di strumenti musicali e poi di altri oggetti, tra cui i Rosari non solo. Cristiani, ma rosari di varie religioni che sono fatti con il legno dei barconi affondati dai migranti. E quindi, secondo me, questo è molto bello perché, in questo tempo, secondo me, andare a riscoprire la radice che poi è alla base non solo del messaggio cristiano, ma di tutte le grandi fedi, cioè di vivere l'esperienza della fede incarnata nel mondo. Quindi, cercare di vedere che poi. Personalmente, io penso che sia il messaggio più bello del cristianesimo: cioè Dio è nella croce, nel senso che noi dobbiamo esserci per chi è nel massimo della sofferenza, ovunque sia e ovunque ci imbattiamo in queste esperienze di sofferenza. Invece spesso si scappa e si guarda da un'altra parte. E comunque, come Giona insegna, dopo tre giorni nella pancia della balena, esce fuori perché Cristo risorge. Eh, sicuramente, e però quanto è difficile nella vita umana mantenere la fiducia che quando sei nel punto più basso, nel punto più buio, più doloroso della tua vita, pensare che potrai vedere di nuovo la luce, ed è lì che la mano, la presenza di un'altra persona ti può cambiare. È un la riferimento vita. banale, ma lei è una filosofa. Comunque, <ride> Pascal va sempre bene, no? <ride> ehm. Eh beh, è sempre meglio scommettere di sì è sempre meglio scommettere di sì ma io davvero credo tanto a me da ragazza ha aiutato tanto la ginestra di leopardi nel senso che prima di poter riaprire quella porta quella finestra da cui poi può entrare anche una dimensione altra io credo che noi abbiamo questa risorsa della social catena, cioè dobbiamo esserci gli uni per gli altri. Credo che potremmo andare avanti altre tre <ride> ore, ma le chiedo: cambiamo di nuovo totalmente discorso? Queste donne, eh, sicuramente con leggerezza apparentemente, eh, eh, facevano la loro vita, salvavano vite eh, cantando. C'è una canzone che, che vuole riproporci, che possiamo ascoltare insieme per chiudere questo nostro dialogo, che ci riconduce a quell'epoca e a quella forza e leggerezza femminile. Ah, caspita, beh, se dobbiamo, la canzone splendida che andrebbe riascoltata in tutti i posti di lavoro dove le donne sono sfruttate è questo canto meraviglioso, sebbene che siamo donne. Paura non abbiamo. Paura non abbiamo. Esatto. Esatto. Grazie. Esatto. Grazie, sì. benedetta. Grazie a lei.